Bravo! Senti, torniamo però a una delle tue più grandi passioni, che è quella del teatro, eh? Perché c'è... Sì, mi piace tantissimo. ...nell'aria un nuovo spettacolo teatrale che ti vedrà tra le protagoniste. Sì, è una commedia brillante. No, dai, Paola, si spaventa facilmente, no, perché vi stavo spiando, vi stavo spiando, perché credimi, spiare una figura così, nell'insieme... Ma io penso pure da casa, il pubblico che guarda dice: Marco, ti invidiamo, perché dico, no, ragazzi, io veramente, anche loro hanno un'occhiena di riguardo per la situazione che... Ma no, ma dico, ma voi vi rendete conto che bellezze? Perché voi, pare che uno pare così. Beh, mio nonno mi diceva: Marco, per entrare nella sfera di una donna ci vuole arte, e fuggire poi che è un capolavoro. Non è facile, scappato. No, quando, devi sapere che quando fai complimenti io aspetto sempre il famoso pacco, no? Non è vero, non è vero, questi sono complimenti veri. Veri, che escono dal corazzo. Io, Marina, ero un bimbo, piccoletto. Beh, ecco. No! Ha parlato il giovanotto. Allora? No, ero piccoletto d'anima, io intendevo. Ah, ecco. Nel senso... Metti la pezza un po'. No, non è la pezza, è vero, ero piccoletto nel senso che erano i primi, sai, quei primi cosi, no? Quando ti innamoravi, non scherziamo, su, lasciamo perdere, lasciamo stare. Senti, invece, parliamo di teatro. Allora, pensa che titolo... simpatico, curioso, perché questa sarà una commedia brillante. Una commedia di brillante. Anche quando l'hai comunicato a casa a tuo marito, io però. A casa, quando l'ho detto a mio marito, gli ho detto: scusa, ti devo dire il titolo della commedia, tocca ferro, prendi qualcosa di ferro, tocca, toccato il ferro, io... Il club delle vedove. Club delle vedove. Il club delle vedove si intitola? Sì, questa commedia teatrale ha questo titolo particolare, il club delle vedove. Ma non è un mortorio, insomma. Sì, ma guarda, hanno applaudito subito le donne. Guarda, guarda lì, E lavorerò con Lorenza Guerrieri, grandissima attrice di teatro, e Caterina Costantini, altra big meravigliosa, la regia di Silvia Giordani. Ci sono altri attori, però siccome io ho preso adesso, appena adesso, i primi accordi, non li so i nomi degli altri attori, per cui mi scuseranno. Quindi proprio in questi giorni poi cominci a dirti. Sì, assolutamente, prima della prima vieni qui naturalmente, certo, con tutto il cast. Benissimo. E per parlarne anche meglio. Ma senz'altro, a proposito di teatro, tu hai fatto anche cinema? Qualche film. Però una delle tue più care amiche ne ha fatti tanti di film, ha lavorato con tanti grandi artisti, quindi io la vorrei chiamare registi. Accanto a te, Aline Pilato, eccola qui. Eccola. Aline, che piacere. Ti lascio bionda e ti ritrovo rossa. Bruna. Allora... quanti film interpretati, Aline? Tantissimi, dall'84, non li ho contati più. Ecco, però magari possiamo fare qualche nome di regista, da Tinto Brassi, Carlo Verdone, Pupi Avati, Michele Soave, Dario Argento, Alessandro Benvenuti, chi più ne ha, Neri Parenti, chi più ne ha più ne mette, adesso non me li ricordo tutti. Senti, adesso che cosa stai facendo? Dunque, in adesso periodo? Ho finito tre cose. Cose, ho finito, no, e lo spot l'ho fatto un paio già di anni tempo fa. Sì. Invece adesso, proprio la settimana scorsa, ho finito Manuel, che è del regista Dario Albertini, produttore Angelo Barbagallo della BB Film, ed è un film che verrà fuori a fine anno. E tu che ruolo hai? Che parte Io hai? Sono Luciana, sono la mamma, sono l'amica della mamma del protagonista. Mi chiamo Luciana in questo contesto. Poi ho finito anche di Pupi Avati Il fulgore di Doni, che ancora dovremo vedere su Rai 1. Lì sono la preside dell'istituto. E ancora il mese prossimo vedremo Alta infedeltà per Rai Time. Sì. Vabbè, poi, che è simpaticissimo quel programma, sì, di tanto in tanto mi capita di vederlo, e devo dire che sono delle storie sempre molto curiose, simpatiche. Senti, tra i tanti registi, e soprattutto hai interpretato tantissimi ruoli, ce n'è uno che ti manca, un ruolo che vorresti interpretare, o li hai fatti tutti? No, li ho fatti tutti, e poi mi vanno tutti bene, perché io mi immedesimo nella parte, per cui non ce n'è scelta, questo mi piace di più, quello mi è piaciuto meno. Mi piacciono tutti, perché mi metto proprio nella parte e la vivo. Stiamo vedendo qualche... E la vivo. Ah, quello è uno spot che ho fatto per... Guarda, per... sì.
li abbona. Ecco, ma sei questo tu? Questo è uno spot di Unti e Bisunti con lo chef Rubio, insomma, per Real Time. Benissimo, quindi allora prossimi impegni li abbiamo già detti, sì. tanti auguri, Alice, grazie, perché veramente riesce ad essere molto molto versatile. Sì, sì. Passi da un ruolo ad un altro con una capacità, ma anche interpretativa, di look, di immagine, di tutto, la veramente realtà brava. È che io ho la passione per questo lavoro, per cui lo faccio col cuore, con l'anima e con tutta me stessa. Grazie Alice, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Continuiamo con la musica. Aspetta, sì. Sai come la chiamo io? Come? Wonder Woman? No. Come? La Lollo. È vero, sì, quanto ha ragione. Quanto le assomiglia. È vero, hai ragione. Assomiglia da matti. E bravissimo. Non finire, è una cosa... Non è come me che io ho fatto un film solo, quello della Madonna. Sì? Sì, ho fatto quello della Madonna di Fatima, ma ho fatto un'apparizione. Sparisci, dai, vai via. Sarà perché ti amo, Marino Occhiena. Va bene, facciamo questa dedicata a tutti.